Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Vi parlerò rapidamente di robotica educativa e coding. Ecco, io sono Pietro Alberti di Campus Store, Media Direct. Ecco, sono un ingegnere elettronico e mi occupo di robotica educativa sin dal 2001. Okay. Innanzitutto un veloce ringraziamento a chi ci ospita, che ci ha dato questa opportunità, ossia Carlo Nati, Linda Giannini e Marco Parodi. Ecco, sono passati già 15 anni da quando l'azienda in cui lavoro ha iniziato il percorso nel mondo della robotica educativa. Siamo partiti con lo storico mattoncino RCX giallo, okay, messo a punto ancora nel 98 da Lego, MIT di Boston e Seymour Papert. Ecco, in questa occasione mi è fatto piacere rivedere alcuni volti noti che incontrai all'inizio, tra cui vedo qui Alessandro Colombi, piuttosto che Augusto Chiocchiarello dei TD di Genova, nell'altra sala, ecco, e Fiorello Operto di Scuola di Robotica di Genova, non manchiamo di citare nessuno. Ecco, con la nostra azienda collaboriamo con reti di scuole, Fab Lab, Coder Dojo e via. Ecco, come vedete, offriamo una serie di prodotti ad ampio raggio. Il nostro focus è stato quello di selezionare, si sta svegliando il mio compagno di tante eventi, incontri, che si chiama Nao, è stato la selezione in primis di prodotti di qualità per la didattica. Okay. E il nostro, ritengo doveroso citare le pietre di partenza della nostra attività, che sono stato questo mattoncino Lego RCX, assieme al nostro mentore, che è stato il professor Tom Ellermeyer dell'Università di Amsterdam, consulente anche del governo per le tecnologie didattiche. Ecco, a tutt'oggi, pur essendo passati 15 anni, siamo ancora in collaborazione con Tom Ellermeyer, quindi è una cosa che dura nel tempo. Ecco, robotica educativa, molto rapidamente, significa in sintesi utilizzare i robot per la didattica. Quindi robot che non sono pericolosi all'uso, che possiamo toccare e che possono utilizzare i nostri figli, i vostri studenti in totale sicurezza. Okay. La cosa interessante della robotica educativa è che riesce a far mettere in gioco una serie di competenze trasversali, in primis ovviamente competenze tecnologiche, quindi parliamo di informatica, di matematica, di tecnologia in generale, ma a seconda dell'applicazione che si va a sviluppare, del programma che si va a sviluppare, ci vogliono anche competenze che vanno oltre alla pura competenza tecnica. Okay? Il robot magari deve parlare in inglese, il robot deve interagire, per cui devo magari predisporre anche una scenografia. Quindi è interessante questa possibilità di coinvolgimento di più player. Di più. Okay. Fondamentalmente un robot, come giustamente immaginiamo, esegue determinati compiti, interagisce con l'ambiente circostante grazie ai sensori, ai motori, però appunto un robot va programmato. Okay. Noi siamo fruitori di tante app, prima ho ascoltato con notevole interesse l'intervento di Colombi. Questi strumenti ci danno la possibilità di essere concreti, dare concretezza alle nostre righe di codice. Ecco, qui con me ho due robot che sono agli estremi per certi aspetti, un robot più semplice per i bambini della scuola dell'infanzia, scuola primaria. La programmazione si fa con, questo si chiama BlueBot, una sorta di appina con pochi tasti, con le frecce, e va programmato qui, okay, avanti, indietro, ruota a destra, ruota a sinistra, una sorta di rappresentazione della tartaruga del logo, per certi aspetti, per arrivare sino a questo robot umanoide che ha
una serie di funzionalità estreme. Allora vi risparmio una dimostrazione in questa sede che ha tutt'altro scopo, ma possiamo poi vederci qui esternamente nella poster session e potete vederlo in funzione. Ecco, chi ha già lietato sicuramente l'avete visto in TV anche di recente, lo vedete su YouTube. Ripeto, dà la possibilità di concretezza alle nostre teorie, alle nostre competenze di informatici. Ecco, io sono un informatico in primis. Ultima slide che chiudiamo. Robotica perché? Allora, c'è una fortissima valenza didattica, ok? Ma se guardiamo il mondo reale, il mondo esterno alla scuola, nel 2014 sono stati venduti oltre 200.000 robot industriali. Negli ultimi anni la robotica ha creato oltre 3 milioni di posti di lavoro a livello globale. E per il biennio 2015-2017 è previsto un incremento annuo del settore del 12% annuo. Ecco, e entro il 2017 la vendita dei robot di servizio, questi sono robot di servizio, non robot industriali, i verniciatori, i saldatori, bla bla bla, genererà un fatturato di 20 miliardi di dollari. Quindi è un settore che non possiamo assolutamente ignorare. Okay. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e spero di incontrarvi qui nei corridoi, qui all'aperto.